Bilancio più che positivo per la sesta edizione del premio di poesia Alda Merini, ideato e realizzato dall'Accademia dei Bronzi presieduta da Vincenzo Ursini con il partenariato della Camera di Commercio di Catanzaro. Centinaia di poeti di tutta Italia hanno partecipato a Catanzaro alla consegna dei riconoscimenti, indirizzando scroscianti applausi ai vincitori e all'Accademia dei Bronzi. I numeri del premio, ha sottolineato Ursini, sono davvero eccezionali. In queste sei edizioni sono arrivate quasi 10.000 opere, cosa straordinaria per un premio di poesia che non riceve alcun contributo di ente pubblico. Potremmo fare di più, potremmo attrarre più gente, di sicuro. Non possiamo spingerci oltre mancando finanziamenti adeguati. Speriamo che arriveranno, insomma, non nei prossimi anni. Particolare attenzione è stata riservata ai premi speciali assegnati quest'anno a Pino Verbaro, Giuseppe Galati e Franco Scrima e ai riconoscimenti istituzionali attribuiti dall'Accademia dei Bronzi a Daniele Rossi, medaglia del Presidente del Senato Pietro Grasso e Cettina Mazzei, medaglia del Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Più che significativa è stata la nomina di Michele Affidato a socio honoris causa dell'Accademia dei Bronzi. Per la sezione poesia, il primo premio è stato assegnato a Antonio Mirko Di Martino per l'opera Neoplasie evidenti, nella quale il poeta addita con lucida consapevolezza e sottolineato nella motivazione le cause di un male oscuro che devasta speranze e corrode prospettive di una comunità, quella di Taranto, città dell'Ilva, a cui hanno rubato il futuro. Il secondo premio è stato assegnato ex aequo ai poeti Elvio Angeletti di Marzocca di Senigallia per la lirica Intarsi di vita e Anna Cappella di Casapulla, Caserta, per la lirica Il profumo delle camelie. Assenti gli altri due poeti, Alba Corrado di San Felice di Circeo e Valeria Salvo di Comitini. Di seguito sono state consegnate le targhe d'onore, la targa del Presidente dell'Accademia dei Bronzi. Insomma, il premio Merini, pur non ricevendo contributi pubblici, si conferma come un appuntamento culturale di prestigio che offre anche alla città un'autentica opportunità turistica. Sperando che questo porti ancora un incremento di turismo in Calabria e soprattutto a Catanzaro.